Alessio, ti sei scolato, mi sembra, durante tutta la partita, il tempo che sei stato in campo a dispensare consigli ai tuoi compagni. La Massese ha fatto un gagliardo secondo tempo, un primo tempo direi censurabile, ma purtroppo non è arrivato questo punto che ci si aspettava, in virtù anche dello scossone che avrebbe dovuto provocare l'allontanamento tra Massese e Bonucelli. I ragazzi, diciamo che il primo tempo, me per primo, abbiamo avuto due facce, una del primo tempo e una del secondo. Purtroppo abbiamo subito due reti e non era facile rimontare. Nonostante ciò siamo rientrati in campo con una grinta e una forza che nel primo tempo sicuramente non abbiamo avuto, e si è visto quello che poi è stato il risultato. Poteva uscire un pareggio, ma noi bisogna sempre guardare i nostri errori, che sono stati tanti, soprattutto nel primo tempo, e il risultato poi, come ho già detto, era difficile a ribaltare. Però cosa devo dire, c'è da lavorare, da migliorare e da andare avanti a testa alta, non mollare mai, perché la città ci chiede questo, i tifosi ci chiedono questo, e questa maglia bisogna capire che è veramente pesante. Non è una maglia qualunque, è una maglia da rispettare fino all'ultima giornata, vada come vada. Alla fine del primo tempo siete andati sotto il settore occupato dai tifosi della Massese, anche oggi vi hanno incitato per tutto il tempo della gara e anche durante l'intervallo. Che cosa vi siete detti? Niente, ci hanno espresso il loro parere, che secondo me era giusto, ci siamo presi le nostre responsabilità, chi più chi meno, è giusto così, e niente, nel secondo tempo abbiamo cercato di rispondere a quello che loro ci hanno chiesto, e poi alla fine siamo usciti negli applausi, ma chi è da applaudire sempre per 90 minuti sono i tifosi, per me è tutto. Nell'occasione della seconda rete di Verratti, dalla tribuna sembrava evidentissimo un fallo di mano, cioè Verratti praticamente si è spostato il pallone sulla sua sinistra e poi si è girato con un tocco della mano. Non so se voi in campo, magari da più vicino, avete avuto la stessa impressione. Anche dal campo abbiamo avuto questa impressione, ma come ho già detto ripartiamo dai nostri errori. Verratti in quel momento lì era un uomo da marcare, era solo, e purtroppo chi doveva vedere non ha visto e è venuto fuori il gol. Avete parlato con arbitro e assistente? Sì, ci abbiamo parlato educatamente, abbiamo espresso il nostro parere e lui ha detto che riguarderà il video. Però non ha detto che ha visto la mano e l'ha considerata involontaria oppure qualsiasi altra cosa, non ha ammesso di aver visto la mano? No, non ha solamente detto, come dicono sempre, io non ho visto, riguarderò il video, come è giusto alla fine che sia, non ammetteranno mai la colpa immediatamente. Va bene, allora c'è niente, soltanto da lavorare, le partite da giocare sono ancora tante, quindi in linea del tutto matematica. Non c'è, diciamo, niente da buttare a mare, ma bisogna continuare a sperare, come hai detto all'inizio. Questa maglia, lo ripeto, va rispettata fino all'ultima giornata. Io ho dato una parola, i ragazzi ci stanno mettendo l'anima e va rispettata fino all'ultima giornata. Vada come vada. Grazie. Grazie a te. In bocca al lupo. Grazie.